del ciclo, i consiglieri comunali ci raccontano, chi ha assistito agli altri incontri, due in particolare, uno con Lorenzo Scarpa del gruppo misto e il secondo con Claudio Brodghello. Siamo tutti, no, ma... del Claudio, andava proprio lo stesso. No, se mi dicono che non va bene. No, non c'è tutto bene. E l'altro con Claudio Brodghello del capogruppo del PD. Oggi abbiamo con noi Gianluigi Placella, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. La modalità di svolgimento di questo incontro è nota, tu poi hai partecipato come spettatore al primo incontro, è quello di tre parti, diciamo, tre sezioni, una la prima più breve, le altre due sicuramente più corpose. La prima è chiederti in qualche modo rapidamente, a seconda delle modalità e le informazioni che ritieni utili o rilevanti, della tua biografia civile, chiamiamola così, perché non è soltanto poi l'impegno politico diretto, eccetera, ma del modo in cui in qualche modo si è costruito anche un impegno civile. E la seconda invece, che è quella più, diciamo, di sostanza, che riguarderà analizzare il Consiglio Comunale come istituzione, come luogo della discussione politica cittadina, capendone limiti e opportunità, sempre a partire dalla tua esperienza. Tu sei diventato consigliere comunale a seguito del passaggio di consegne con Marco Gavagnin, che era stato il consigliere eletto, quindi l'esperienza di fatto è un'esperienza di un paio d'anni, no? E quindi discutere di questa cosa, cioè del consiglio comunale come luogo della democrazia cittadina. La terza, evidentemente, è sulle questioni che animano il dibattito politico a Venezia, cercando di capire, noi cercando di costruire dei punti di vista attorno a diverse questioni. Sicuramente le questioni ritornano puntualmente, sono quelle note, dalle questioni della finanza, le questioni legate ai trasporti, al tema del patrimonio, al tema del casinò e altre che potremmo aggiungere, i grandi navi, eccetera, eccetera. Però è importante, ecco, sempre questa lettura, questo suggeriamo e chiediamo, una lettura sul piano proprio del punto di vista dell'operabilità, dell'agibilità anche politica, non tanto di una, diciamo, di una dichiarazione di principio, ma proprio della pratica politica. Però io comincerei dalla prima parte, il format anche questo è noto, cioè faccio alcune domande io introduttive, poi le domande sono molto libere, siamo in realtà, voglio dire, molto informali qui. Quindi qual è la biografia? Allora innanzitutto vi ringrazio dell'invito. Sulla questa premessa io avevo una mia idea, ma comunque non voglio sconvolgere proprio perché io sono in un certo senso una novità, il Movimento 5 Stelle, pensavo quasi di non darvi degli input riguardo alla mia persona, ma di farveli in un certo senso ricavare, però non voglio neanche diciamo trasformare o segnare io un percorso. Io, come diceva Gianpietro, mi trovo a sostituire il consigliere eletto, l'unico nostro consigliere nel 2010 è stato eletto, che era Marco Gavagnin, e per sue ragioni personali, anche di stress fisico, lui ha lasciato in dicembre e io l'ho sostituito in una maniera che penso un po' rocambolesca, addirittura non era mai successo che non ci fosse una corsa a sostituire il consigliere dimissionario, per cui in comune non conoscevano molto bene la prassi da seguire in questa sostituzione. In sostanza si trattava di far firmare una rinuncia a più di uno, e questo doveva portare determinati tempi e determinate operazioni delle quali non c'erano precedenti. Questo, in un certo senso, lo segnalo per dire che, posso dire, almeno nel nostro gruppo o nel gruppo originario del Movimento 5 Stelle non c'è poi questa tendenza a c'erano almeno 4-5 persone prima di me. Appunto, non sembra una cosa banale? Banale nel senso? Cioè, solitamente è quello che viene dopo che va a sostituire. Eh sì, ma è evidente che si va a scalare fino a che uno accetta. Certamente. È una cosa, però non erano migliaia di volte, decine di migliaia di volte in Italia.
centinaia. In Italia, può darsi che a Venezia, almeno così mi dicevano, che a Venezia c'era, diciamo, negli uffici dovevano un po' mettere a punto questa procedura. Ma questo non è tanto per segnalare così un'impreparazione degli uffici, quanto per segnalare o sottolineare dal mio punto di vista questo aspetto che poteva essere in qualche modo significativo, cioè il fatto che non ci fosse questa corsa all'incarico. Ecco. Io mi trovo da rappresentante piuttosto fuori età di una certa popolazione del Movimento 5 Stelle, in quanto i giovani che erano prima di me in lista, in una situazione di difficoltà come quella economica, di crisi economica di oggi, avevano un po', diciamo, delle perplessità di impegnarsi in un percorso di questo tipo, per cui io mi trovo da gennaio a sostituirli. Non ho nessun precedente politico, io ho fatto nella mia vita, ho fatto sostanzialmente un'unica attività, che è stata quella di medico ortopedico ospedaliero, e questo l'ho fatto a Venezia dal 75 al 78 e poi dal 78 fino al 2007 ho fatto l'ortopedico all'ospedale Umberto I, quindi non ho conosciuto la nuova realtà piuttosto complessa e piuttosto critica dell'ospedale dell'Angelo. Ho fatto anche altre cose, io sono stato uno sportivo di buon livello, sono stato un nazionale di scherma, ho partecipato alle Olimpiadi nel 72 a Monaco e qualche anno, dal 2009 faccio parte anche, dal 2009 faccio parte anche dell'Associazione delle Agende Rosse di Salvatore Borsellino, che è un'associazione che lui ha fondato nel 2007, che si interessa di approfondire i temi dei rapporti tra mafia e istituzioni, soprattutto in relazione alla strage diciamo epocale del 1992, la strage di Via d'America in cui è morto suo fratello Paolo e 5 agenti della scorta, e quella che era successa appena 52 giorni prima, il 23 maggio del 92, con l'esplosione di Capaci e quindi la morte di Falcone. Ecco, in quella veste io ho organizzato alcuni incontri qua a Venezia, in cui abbiamo ospitato il signor Borsellino, dei magistrati. L'anno scorso c'è stato il magistrato Di Matteo, Nino Di Matteo, che è quello che conduce il processo sulla trattativa Stato-mafia a Palermo, e abbiamo avuto il sostegno anche della Presidenza del Consiglio, del Consiglio Comunale, e abbiamo ospitato questo incontro a Teatro Malibran, ci sono state più di 400 persone presenti, quindi un tema abbastanza seguito. Ecco, torno alla mia situazione di pensionato, io dal 2007 sono pensionato e in qualche modo ho cercato di mettere a disposizione o di restituire questo privilegio di avere il tempo libero a favore di chi non ce l'ha, come appunto i miei colleghi, compagni di movimento, che essendo all'inizio di un'attività lavorativa forse non avevano la stessa disponibilità di tempo. In questo senso io intendo il servizio civile. Ecco, noi siamo, diciamo, cittadini prestati alla politica, e cittadini che vogliono restare in qualche modo a contatto con la realtà quotidiana. Noi ci facciamo in un certo senso vanto, ma non direi neanche a scopo di vantarsi o di segnare una diversità, quella di rinunciare a determinate prebende o a determinate posso farti una domanda subito su questo tema, sì, che mi sembra rilevante, perché è uno dei cavalli di battaglia poi del Movimento, sì, 5 Stelle, no? Il tema dei costi della politica, della lotta ai privilegi, eccetera. Non ti sembra che sia in qualche modo paradossale un po' questa situazione? Cioè, un consigliere comunale credo abbia una remunerazione che sta attorno ai 1000 euro, sì, più o meno, che chiaramente oggi è insufficiente se si vuole dal punto di vista dell'impegno, e rischia di essere penalizzante appunto per persone che in età lavorativa evidentemente hanno un problema di tempi o di scelte. Per esempio, la volta scorsa Borghello ci ha raccontato che in quanto ferroviere o comunque dipendente del ferroviere ha un'aspettativa, un part time, eccetera. Allora, ci sono delle categorie di persone, appunto i dipendenti, i pensionati, che sicuramente hanno questa possibilità di esercitare un impegno civile, altri no, liberi professionisti per esempio rischiano di essere fortemente penalizzati.
E questo lo dico, ecco, volevo sapere cosa ne pensi tu, anche al di là, diciamo, delle posizioni o delle discussioni, perché è stata una battaglia anche del movimento operaio, cioè dei lavoratori, quella di poter dire c'è una un'indennità di funzione, no, politica, che permette anche di superare certe difficoltà dal punto di vista delle diseguaglianze sociali. Ecco, non ti sembra che in qualche modo ci sia una sorta di rovesciamento da questo punto di vista? Perché si mette assieme il consigliere comunale che guadagna 1000 euro con il deputato europeo che ne guadagna magari 12 o 13 mila. Certo, ma secondo me è giustissima la domanda ed è una questione che io ho posto, pongo e ho interesse veramente a porre spesso con i colleghi del Consiglio Comunale, perché effettivamente mi sembra che alla fine poi si concretizzi una differenza e una discriminazione tra chi ha una determinata situazione lavorativa o di vita, un dipendente pubblico che può avere l'aspettativa, che può avere i permessi, e il libero imprenditore, il libero professionista, il lavoratore autonomo, che in qualche modo ha oggettivamente una limitazione, ha una difficoltà a gestire tutte e due le cose. Per cui nei fatti e oggettivamente poi alla fine che cosa succede? Che o trascura il suo lavoro primario o trascura il suo incarico politico, e questo alle volte si riesce a trovare una mediazione, alle volte no, alle volte vedi l'alternativa, un giorno è più presente, un altro giorno no, perché ha questo o quell'altro impegno. E questo senza voler in qualche modo indicare una responsabilità, una colpa. Io vedo invece sostanzialmente l'aspetto della limitazione del diritto alla eleggibilità e quindi alla pratica politica. Questo è nei fatti ed è un problema che deve essere risolto. Sicuramente il lavoratore dipendente è agevolato nell'accedere. Questo secondo me conta anche, rischia di portare anche in un certo senso una selezione di mentalità. Per quanto non avvenga poi nei fatti, però sostanzialmente se noi immaginiamo che è molto più facile l'accesso alla politica a elementi che provengono dall'attività dipendente, avranno una mentalità che è diversa dalla mentalità di chi lavora nella libera impresa e nella libera attività, e questo può rappresentare poi un condizionamento, uno squilibrio anche nel modo di affrontare e di gestire la politica. Quanto alla eventuale contraddizione o comunque diciamo la problematicità della nostra scelta di rinunciare a certi finanziamenti, io credo che quando si vogliono cambiare le cose forse quando le cose sono molto sbilanciate e sono molto consolidate, sono da tempo così situate ad un estremo, tanto da rendere quasi la percezione di questo estremo quasi normale nel sentire comune, io credo che forse non è sbagliato e può essere un input utile quello di immaginare l'estremo opposto. In questo tentativo di pendolo si riesce poi in qualche modo a trascinare la mentalità verso qualcosa di ugualmente possibile, perché venendo al particolare e al piccolo del mio caso, ecco, io un po' per coerenza con chi aveva fatto la stessa scelta precedentemente, abbiamo rinunciato al posto macchina al garage comunale, abbiamo rinunciato ai motoscafi, all'accesso alla ZTL, alla zona a traffico limitato. Ecco, io essendo cittadino di Venezia ed avendo già l'abbonamento al CTV, ho rinunciato all'abbonamento al CTV, quindi queste cose io nella mia presentazione quel giorno dell'accoglimento in consiglio l'ho spiegata non come una manifestazione quasi provocatoria di differenza o di diversità, perché non credo che nessuno si possa ritenere diverso dagli altri, se non nel senso di indicare magari delle scelte che possono essere interessanti, se sono interessanti vengono seguite, non possono essere imposte secondo me le scelte di diversità, devono essere significative, devono essere convincenti, ecco, o devono essere utili alla società. Il diverso, se ha una funzione, bisogna lasciarlo essere diverso, perché quella è una ricchezza. E la reazione dei tuoi, diciamo, colleghi del Consiglio Comunale?
Ma io credo che non c'è stata nessuna reazione, magari all'inizio possono ritenerla semplicemente così una manifestazione così di demagogica, ecco, di un segnale così populistico, propagandistico, ma poi nei fatti, a seconda di come ti comporti, se c'è il motoscafo là e io prendo il vaporetto, loro vedono che lo faccio in realtà quello che ho detto. Ecco, ma senza volere enfatizzare queste che secondo me non sono necessariamente una rinuncia a un privilegio o un sacrificio così da cilicio. Il concetto del motoscafo? Da cilicio, prego. Puoi spiegare meglio il concetto del motoscafo perché non è chiaro? Allora, abbiamo la disponibilità per gli spostamenti in determinate situazioni, quando i consigli comunali finiscono un po' più tardi, eccetera. Solo alla fine del consiglio, se uno abita a Pedestrina e non ha modo di arrivare, mi sembra il minimo di accompagnarlo a casa. Poi c'è la tradizione di accompagnare. Se non c'è altra possibilità, vede, il punto però è quello. Non è che alla mattina un consigliere comunale prende il motoscafo del comune. Voglio dire, non è mai esistito. Lei mi porta appunto a confermare quello che dicevo prima. Se noi una cosa la diamo per scontata, non ci poniamo neanche il problema che si possa fare diversamente. Ecco, se io mi pongo il problema che si può fare diversamente, comincio a farlo diversamente. È chiaro che anche là io non sono dogmatico, ideologico, dal dire no, ho detto che non devo fare, non devo fare, non deve farlo nessuno. È evidente che se quella volta è funzionale al tuo ruolo, fallo, lo fai. Sì. Ecco. Ma se io, per esempio, il posto al garage comunale, io mi organizzo con i tempi a venire da Mestre, quando devo venire da Mestre, e a fare a meno di quel posto macchina. Perché? Perché se io posso contare sistematicamente su quello, mi allontano dalla pratica quotidiana che è quella di frequentare i mezzi pubblici. È una delle problematiche che ci tocca più da vicino, che ci sconvolge, che ci lascia insoddisfatti, è proprio il servizio pubblico. Quindi, ripeto, in tutta convinzione, io dico che questa scelta è una scelta provocatoria, ma in quel senso, cioè dire che si può fare con meno. Ecco, per portarla a un livello più ampio, io penso che la gestione di un comune possa, come Venezia, possa essere fatta con un budget inferiore a quello attuale. Io trovo, per esempio, che delle famiglie che hanno un budget di un certo tipo spessissimo riescono a fare tantissime cose, a produrre, a portare i figli ad altissimi livelli con dei budget notevolmente inferiori ad altre famiglie che, ponendo al primo posto la necessità di, cioè o l'utilità, il vantaggio di determinati incassi, non si pongono il problema degli sprechi, delle spese, eccetera, eccetera. Quindi anche in una gestione della cosa pubblica io credo che un atteggiamento che immagini che il tutto si possa fare in maniera più efficiente e meno sprecona, e quindi con una maggiore attitudine al risparmio e alla limitazione delle comodità, io credo che le comodità a un certo punto diventano un privilegio nel quale non si riesce più a fare a meno, per cui tu non immagini che si possa fare diversamente, non accetti che si possa fare diversamente. Ecco, questo magari poi ci torniamo se c'è qualche altro commento su questa questione. Io entrerei nella parte che riguarda proprio l'esperienza consiglio comunale, cioè dalla partecipazione ai lavori in plenaria, alle commissioni, qual è la sensazione, diciamo, che ha un consigliere, appunto, nella prima esperienza entrando in questa macchina, come funziona l'accesso alle informazioni, la chiarezza dei processi di formazione delle decisioni, la possibilità se effettivamente si conta o non si conta, se c'è un rapporto con la cittadinanza e dove questo rapporto con la cittadinanza. Cioè alcune questioni, poi evidentemente ne aggiungiamo altre. Allora, innanzitutto la mia è una situazione particolarissima, in quanto io sono consigliere unico, sono capogruppo del mio gruppo, e quindi sono capogruppo di un gruppo di una sola persona, e come tale è una differenza già marcatissima rispetto ad altri gruppi consigliari. Questo lo dico perché io vedo in questo logicamente una grossa difficoltà, una grossa limite
e quindi anche un grosso limite nella progettualità del gruppo, però vedo anche l'aspetto favorevole e positivo, che è quello di un'estrema libertà, che non intendo come libertà di fare quello che si vuole, ma libertà nel senso di indipendenza di giudizio, indipendenza di posizione. È come ammetto, come spesso succede nella posizione di opposizione, può essere una posizione per certi aspetti più comoda, tra virgolette, più in qualche modo, se noi vogliamo dire che costruire è più difficile che criticare, però io penso anche che un'opposizione come quella che è un'opposizione, diciamo, in qualche modo senza speranza, quello che facciamo noi da singolo, quella che posso fare io da consigliere di un gruppo singolo, nel senso che io ho visto questo, che c'è in un certo senso quasi un gioco delle parti nel gioco dell'attività consiliare, dell'attività di lavoro. Innanzitutto c'è, devo dire, una certa condivisione di regole, di riti, di stili e di regole quasi come quelle che esistono in un circolo, per cui tu ti riconosci come parte di una stessa di una categoria che è tenuta a quel rispetto istituzionale, formale, umano, ecco, reciproco. Allo stesso tempo però vedo che proprio per la per l'incidenza che può avere la severità di una determinata opposizione nei confronti di certi progetti della maggioranza, io penso che in qualche modo alla fine quella conciliazione che in teoria dovrebbe essere o che può essere ritenuta come lo scopo della politica, io penso che la politica più che il compromesso deve essere in qualche modo l'arte di conciliare certe posizioni. Il compromesso sembra sempre qualcosa che nasconde un accordo dietro le quinte. La conciliazione secondo me significa cercare di mettere insieme, di far coesistere e anche di far beneficiare le varie posizioni in una posizione unica. Quindi in un certo senso la differenza tra una gestione corporativistica e una gestione sociale della comunità. Ecco, scusa se ti interrompo su questo, perché voglio dire, noi veniamo da una tradizione che è stata nefasta, disastrosa per quanto riguarda l'Italia, che ha dato sotto il nome di consociativismo, cioè quella pratica per cui, diciamo, proprio nel gioco delle parti c'era una opposizione, se ne davano di santa ragione sul piano della platea, dello schermo, del teatro della politica, e poi c'erano delle pratiche invece in cui si costruivano non mediazioni, ma si costruivano accordi di interesse in cui entrambi, l'opposizione e la maggioranza, spesso poi avevano il loro beneficio. Ecco, tu vedi pratiche di questo tipo, cioè se puoi dirlo, se le hai viste, ma io penso vedi di sì. Pratiche consociative di questo tipo allora, nell'attuale gestione, nell'attuale modo di gestione politica. Dire consociative è impegnativo e non mi azzardo a dirlo, nel senso che consociativo significa che c'è effettivamente un patto, c'è un'intesa, eccetera. Questo non lo posso dire, però dei segnali mi danno, sono dei segnali abbastanza chiari di certe contrapposizioni che sono, come dire, dei segnali di potere, dei segnali di esistenza, di segnali di essere potenziali ostacoli a determinati. La politica è anche questo, la politica è abilità di parlare senza dire, è abilità di mandare segnali che non possono essere, che non sono espliciti e quindi non possono essere imputati, non possono essere effettivamente così contestati. Però io questo
al di là di certe situazioni che si colgono nel gioco delle contrapposizioni, ad esempio alle volte delle contestazioni plateali che vengono fatte, richieste di dimissioni e immediatamente dopo, non so, la sparizione dall'aula in un determinato momento della votazione, in qualche modo ritirare certi emendamenti che dovevano, ecco, queste sono cose che avvengono, alle quali ognuno strumentalmente o a seconda del suo punto di vista può dare questo significato o anche un significato opposto, dal mio punto di vista hanno questo significato, ma io lo faccio risalire un po' per esempio a quella che io ho, è stata la mia esperienza nella notte del bilancio, cioè la chiamo la notte del bilancio, che è stata un po' più breve della notte del casinò, ma quella era la minaccia, cioè la minaccia era che con tutti questi emendamenti saremmo andati avanti tutta la notte, per cui vediamo di metterci d'accordo prima. Ecco, io in quell'occasione come un'altra, io di notte ne ho fatte tante per il mio lavoro, per cui a me l'idea di stare in piedi una notte non mi fa effetto, quindi questa preoccupazione non la sento. Di fatto io ero entrato, c'è stata la notte di bilancio, prima la riunione della maggioranza e poi la riunione dell'opposizione, alla quale io come diciamo non arrivato, non sapevo se dovevo partire, non conoscendo la procedura. Sono andato e in realtà sono rimasto evidentemente palesemente colpito dalle procedure in cui si mettevano sul tavolo le fiche degli emendamenti, cioè io ho 200 emendamenti e quanti me ne accetti? Allora questi li ritiro, ma tu che cosa mi dai per questo emendamento? Sì, questo contributo lo possiamo dare a questa, a quella, a quella. I nostri erano i soli emendamenti che non chiedevano spesa, chiedevano risparmi. Ecco. Ciò nonostante sono stati tutti respinti. Per la verità, io così non sono stato. Un po' per inesperienza, comunque ho ritenuto comunque di portarne a casa, diciamo così, due o tre, erano dei risparmi dell'ordine credo di 40 o 50 mila euro nel bilancio comunale, però devo dire che erano i soli emendamenti che prevedevano tagli di spesa e non investimenti. Ecco, allora vedere l'opposizione che tratta col sindaco, col vice sindaco. Ecco, però l'opposizione, tanto perché ci sono tre opposizioni. Sì, no, diciamo, il movimento 5 Stelle è un'opposizione, poi c'è il gruppo misto, un'altra opposizione, e poi c'è invece il gruppo centrodestra, c'è la PDL Lega. Tutta la parte al di qua. Poi c'è teoricamente anche una semi-opposizione che non si è mai capita bene, perché c'è un partito che è nella maggioranza, ma che ogni tanto, che è rifondazione, no? Che gioca un ruolo anche suo. Sì, ma su questo. No, questo dal punto di vista della i comportamenti della maggioranza io non li ho seguiti perché era una riunione diciamo separata. Io parlo della riunione che è stata fatta nell'opposizione. Ma devo dire, perché il sindaco stesso mi ha detto che cosa gliene pare. Dico, ma mi pare di essere un po' un alieno qua, da come mi guardate. Eh sì, questo è un po' il mercato delle vacche, cioè un termine oramai entrato evidentemente nella consuetudine, di cui poi si è perso evidentemente il senso, secondo me, così deteriore, cioè il senso peggiore. Cioè la gravità del paragone, ecco. Perché in realtà era quello. Ecco, allora io dico, se ho avuto la sensazione che quella fosse la conclusione, l'atto finale, la scena madre in un certo senso di un gioco delle parti che dura tutto l'anno, per cui io faccio l'opposizione facendo finta di fare l'opposizione, so già che cosa mi potrei dare, so già dove ti posso andare a mettere in difficoltà per farti capire che io potrei impedirtelo fino in fondo e via così. Questa è una sensazione. Un'altra sensazione che ho avuto nella macchina è proprio che c'è un sistema che per consuetudine lavora in un certo modo e che nessuno ha realmente interesse a modificare, ma non voglio dire per chissà quale ragione, ma perché non sa che cosa va incontro spostando un mattoncino. È come una certa architettura che si tiene e nessuno ha voglia di fare quel gesto, nessuno se la sente, nessuno ha l'interesse di fare quel piccolo cambiamento. Io trovo questo, io sono senz'altro, e l'ho detto nelle premesse, non ho una formazione politica, però ho imparato che alle volte il non essere di scuola può essere un vantaggio, nel senso che tu in qualche modo
hai un approccio personale alle cose. Personale non significa migliore, significa è come entrare in un luogo, ecco, in un luogo chiuso e accorgersi che hanno cucinato cavoli, no? Chi ci sta dentro non se ne accorge. Ecco. Quindi solo chi arriva da fuori, in un certo senso, e nel mio caso metaforicamente da fuori, nota certe cose. Allora il fatto di poterle notare ti permette vedere come alle volte le cose si fanno per consuetudine, ma senza una reale, un reale fondamento, per tradizione, magari per delle ragioni che una volta erano valide e adesso potrebbero non essere più valide, quindi potrebbero essere modificate. In questo senso, ecco. Non è così. È un'omologazione generale, non è tradizione fare per caso così perché ho sentito dire da mio nonno, da mio papà, è omologazione. Questo posso capire che è la risposta, è la conclusione alla quale si è portati ad arrivare. Io credo che ci sono invece tantissime individualità che non aspetterebbero altro di poter credere e di poter seguire degli input diversi. Ecco, è chiaro che io non mi posso immaginare di essere io quello che cambia le cose, però io dico, io personalmente, ecco, non credo ai comizi, non credo al catechismo, non credo alla propaganda. Credo al fatto che se tu sei uno strano, un diverso, un, appunto, come dicevo prima, una che le cose le fa al contrario, in una maniera strana, però funzionano, vedrai che gli altri si interessano e cercano di capire come la fai e magari ti copiano. Ecco, e allora la proposta è proprio questa, fare le cose o immaginare che possono essere fatte diversamente. E poi, chiaro, su un livello più nazionale si fa anche propaganda, però io penso che a livello proprio personale non credo che certe idee del Movimento 5 Stelle siano copyright del Movimento 5 Stelle, assolutamente, io personalmente non ritengo. Ritengo che siano delle proposte che ciascuno può fare sue, perché esistono sostanzialmente, noi vogliamo un'amministrazione sana, onesta, e come la maggior parte di noi. Poi si dice che in politica bisogna sporcarsi le mani, questo ci dovremmo interrogare su che cosa significa poi. Ecco, però nello specifico appunto del Consiglio Comunale, quindi tu reputi che ci sia più un tema di inerzia culturale, di pigrizia culturale, che un problema di interessi a cambiare, perché questo è rilevante, cioè la conservazione può avere un semplice effetto inerziale oppure può rappresentare un progetto ben preciso che è strutturato su, perché questo lo dico perché per esempio alcune esperienze di anche nella scorsa consigliatura ci sono stati alcuni consiglieri comunali, no? All'interno di partiti della maggioranza, fra l'altro del PD in particolare, che hanno sviluppato un'operazione incalzante rispetto al bisogno, al bisogno, se no schiaccia verso il basso, da no. Una foto segnaletica, sì, questa è fastidiosissima, no, non si può, no, si tengo così, ok, se loro sopportano, se qualcuno deve essere punito, no. Quindi c'è stato anche un'azione incalzante anche nella consigliatura scorsa. Il tema è capire appunto come fare un salto di qualità nel processo di rinnovamento delle pratiche all'interno della macchina. Questo può accadere. Successo del Movimento 5 Stelle. Il fatto storico è sta nel fatto che per la prima volta un sentire diffuso della società comune, un desiderio di cambiamento, un desiderio di svolta, ha trovato una rappresentanza politica significativa, numericamente significativa. Questo credo che non sia mai successo e non voglio appunto necessariamente attribuirlo alla diversità, al fatto che è un movimento migliore di altri, eccetera. C'è un concorso di circostanze, c'è un concorso
circostanze alle quali hanno contribuito la politica tradizionale, il degrado, la corruzione, per cui la quotidianità degli scandali a un certo punto ha aiutato chi in qualche modo non voleva credere, non voleva sapere, non voleva vedere, si è trovato di fronte, quindi si è trovato nella difficoltà di astenersi come altre volte, quindi ha. Ecco, però sempre insistendo sulla, perché chiaramente noi potremmo dedicare molto tempo e molto, sicuramente sarebbe molto interessante a quello che accade da un punto di vista del panorama politico nazionale, del panorama politico nazionale. Però, per esempio, tu dicevi prima che in qualche modo c'è un circolo, no? Ci sono delle regole non scritte che tra i consiglieri e c'è un senso di appartenenza. Se si produce una proposta politica che dice chiedo il cambiamento di quelle regole, ci può essere, normalmente la prima reazione rischia di essere quella di fare argine rispetto a questa cosa, no? Cioè appunto perché rappresenti l'eccezione. Però, per esempio, dopo febbraio, cioè dopo il fattore 25%, hai avvertito tra i tuoi colleghi consiglieri un cambiamento di approccio o di atteggiamento nei confronti della tua presenza come rappresentante del Movimento 5 Stelle? Perché questo, per esempio, è rilevante per capire quanto il seme del cambiamento o della discussione va avanti. Però, dall'altro, per esempio, io te lo dico con molta franchezza, considero molto grave, che di fronte a un'accusa esplicita in un rapporto della Guardia di Finanza che si metteva direttamente in causa la figura del sindaco, la sua campagna elettorale, i finanziamenti di quella campagna elettorale, sia bastata una smentita senza abbastanza, arrogante da parte del sindaco che ha detto non è vero nulla, senza dare nessuna argomentazione aggiuntiva, perché si tacesse immediatamente qualsiasi dibattito, almeno che io sappia, non so se sono stato disattento, in Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, che è il luogo principe della discussione, avrebbe dovuto, su una questione di rilevanza fondamentale come quella, che poi voglio dire coinvolgeva e coinvolge il sindaco, ma coinvolge tutta una filiera di interessi legati a Mantovani, a Baita, al Consorzio Venezia Nuova, eccetera, eccetera. Io ho visto un Consiglio Comunale brillare per l'assoluta mancanza di dibattito, di foro di discussione politica su questo tema. Se ti riferisci... Scusami, Isabella, dirlo a Burghello... No, l'ho detto un pezzo a Burghello, no, peccato ma io che poi non mi sono tratta perché io faccio parte del Consiglio Comunale, quindi in realtà tu ti riferisci all'intero Consiglio Comunale e quindi sono coinvolto anche io. In realtà questo può essere successo, ma se devo appunto dare una risposta dal mio punto di vista, così come tu mi chiedevi prima, ecco, dal mio punto di vista ti devo dire che in realtà noi siamo quotidianamente sopraffatti dalle cose che si accumulano, direi sotto forma di problematiche quotidiane sulla mia scrivania. Quindi è possibilissimo che in quel caso abbiamo mancato, noi facciamo, io mi ritengo abbastanza, come dire, assolto, in quanto se non ho fatto quello ho fatto qualche altra cosa. Noi per esempio stiamo riportando nella commissione Mantovani, alla quale io come rappresentante dell'opposizione abbastanza semplificata, dei rapporti e soprattutto del fatto che una buona serie di questi rapporti sono iniziati in consigliature precedenti, quindi lui in qualche modo ha finito, ha concluso la sua esposizione, ecco, non è escluso che venga, che si riprovi a chiamarlo a spiegare qualche altro passaggio, visto che la sua disponibilità c'è sempre stata compatibilmente con tutti gli impegni che ha. Quindi indubbiamente può esserci stato questo da parte nostra, può esserci stato, ti dico, noi però certi temi li riprendiamo anche in altra sede e ripeto, io sono da solo. Per esempio posso suggerirti un tema che mi sembra rilevante dal punto di vista di questo esercizio di controllo sociale. Io da lettore ho letto ieri sul giornale una cosa che mi sembra di una grande, veramente molto grave. C'è un fatto che riproduce esattamente un evento della gravità del famoso casa di riposo Triulzio a Milano, se è confermata quella cosa, se come viene messa fuori è confermata. Cioè,
un signore francese lascia in eredità al comune di Venezia un piccolo appartamento in Provenza, valore stimato 70.000 euro. Questo valore, intanto il primo dato molto negativo secondo me è che di fronte a un'elargizione che aveva un valore anche affettivo rispetto alla città di Venezia, rispetto al bene pubblico veneziano, senza nessuno scrupolo due minuti dopo è finito nel patrimonio, nell'elenco delle alienazioni. Ma la cosa successiva è che a questo elenco delle alienazioni a un certo punto questa casa sparisce e non riappare nel patrimonio comunale, quindi sparisce completamente. Allora, mi pare che, voglio dire, un approfondimento per esempio di informazioni rispetto a cose di questo tipo, che se venissero confermate sarebbero nella gravità, perché non basta dire c'è stata una disattenzione, ce la siamo dimenticata, nessuno si dimentica una casa, né Scaiola si dimentica quella romana, né Fini eventualmente si dimenticava l'appartamento, ecco, nessuno si dimentica niente, e tanto meno i cittadini. Io penso che per esempio, ecco, anche su cose di questo tipo c'è bisogno di una prontezza. Che cosa ne pensi? Beh, sì, che la mancanza di prontezza può sempre essere rimproverata, indubbiamente, se tu reagisci in maniera lenta e tardiva, sta nei fatti che quella è stata la tua reazione. Ripeto, io posso concordare sul fatto che bisogna prendere delle iniziative, l'asta finisce domani, mi pare che si concluda domani, ripeto, a mia difesa posso dire che in realtà non facciamo in tempo a seguire tutte le cose che andrebbero denunciate. Ecco, noi adesso stiamo per esempio cercando di riprendere a livello parlamentare e a livello locale la questione del casinò che abbiamo osteggiato in qualche modo, e ci troviamo che ad esempio a fine cioè dal momento in cui il Ministero degli Interni dà la sua approvazione al progetto devono passare 52 giorni per poter avviare il bando. Cioè, e quindi ci troviamo che se entro l'8 o il 9 novembre non arriva questa autorizzazione, mancano i giorni per poter far partecipare, chiudere la partecipazione dei concorrenti. Nella delibera è stato detto che è un bando internazionale. L'escamotage che si sta, diciamo, ipotizzando è quello di fare un bando nazionale. Allora noi ci dovremmo già preparare a contestare questa ipotesi. Perché? Perché se noi abbiamo fatto appoggiato tutta l'idea della vendita della concessione trentennale della gestione del casinò sulla base di una inadeguatezza degli attuali vertici a gestire questo mercato sempre più difficile, sempre più specializzato, l'idea di fare un bando internazionale è fondata, certo. L'idea di fare un bando nazionale no. Anche perché a quel punto si restringe talmente tanto la concorrenza che vai a rischio, e non so se è un rischio calcolato e anche previsto, che l'asta vada ad esempio. Ci sono due interventi, Franco e poi Gilberto. Vai Franco. Sì, poi Giovanni. Si può fare domande invece che fare interventi? Sì, sono domande. Prendiamo nota. Alziamo la mano. Posso specificarlo all'inizio, che una domanda no, è una considerazione. Le mie non sono mai formulate come domande. Sono sempre delle cose molto strambe, molto così. È difficile qualificare sia come domande sia come affermazioni. Praticamente potrebbero essere classificate come politichese. Stiamo attenzionando, ecco, a decodificare. Sì, in qualche modo. Ecco, io ho apprezzato molto i tuoi discorsi, benché sia lontanissimo dal movimento, ma lontanissimo, anzi più lontano forse di tutti i presenti. E tuttavia, sulla questione del sindaco, ho sentito, come dire, non considerare una provocazione, neanche di lontano, perché non lo è. Forse è il mio tipo di voce, il mio tipo di porgere le cose che sembra una provocazione, ma non lo è neanche di lontano. Ho sentito quasi uno stridore, un sgriso del gesso sulla lavagna. In che senso? Hai detto,
La domanda di Gian Pietro era molto chiara. La domanda era, sia pure molto più elegante di quello che affermo io, era: cosa ne pensi del silenzio dei tuoi colleghi? E la tua risposta è stata: ero fuori stanza per lavoro, sto facendo delle metafore. Ora, non ti sembra che anche questa sia, come dire, un gradino di omologazione? Facciamo un giro di Gilberto. Sì. Dopo anch'io una piccolissima domanda dopo. Sì, allora stavo facendo alcune considerazioni. Dalla tua esposizione ne emerge un quadro poco edificante. Sei praticamente stato immesso in un'arena, no? Da qualche parte esce prima una tigre, poi un leone, poi eccetera, e quindi sei costretto ad affrontare queste cose. La mia domanda invece è un'altra: come Movimento 5 Stelle, su questa città che tipo di disegno avete? Perché se io ho un disegno, seleziono i temi da affrontare, seleziono le relazioni sociali, seleziono i rapporti che devo avere con associazioni, movimenti, con la città stessa. E conseguentemente, se avete un disegno sulla città, come intendete rapportarvi con la città? Questa è una domanda che vale 100. Allora, c'è Giovanni e poi Gilmo. Io avevo chiesto una cosa. Dica prima di tutto. Una cosa piccola. Io volevo da una parte riprendere quello che ha detto Gilberto, ma un'altra cosa: nella tua descrizione c'erano due personaggi, maggioranza e opposizione, e il sindaco giocava fuori, se non si può dire. In realtà il vero problema del Consiglio Comunale è che ci sono tre personaggi, diciamo. Un personaggio che sa tutto, un secondo che sa un po' meno, diciamo, che è la maggioranza, e l'opposizione che non sa quasi niente, diciamo, che viene informata se si vuole, diciamo. Allora, io sono convinto che nella situazione di Venezia e in molte altre situazioni italiane la figura del sindaco è diventata disastrosa dal punto di vista della democrazia e della rappresentatività e della leggibilità. Mi domandavo cosa pensavi di questo. Ok, Vinto? Sì. Allora, niente, io volevo chiedere una domanda molto tecnica, specifica. Dato che sei, do del tu naturalmente, provo a dare del tu se posso. Dato che sei solo in consiglio comunale, i rapporti che hai col gruppo consigliare, ogni partito, ogni gruppo ha il suo gruppo consigliare fatto da dipendenti del comune che dovrebbero in un certo senso fare da segreteria, no? Ecco, siccome secondo me è un ruolo abbastanza importante, anche per il collegamento che si ha col partito che si rappresenta, volevo sapere come viene gestito, come tu lo gestisci, come siete organizzati. Allora, precisato che sono circa 20 anni che non frequento il Consiglio Comunale, e se dovesse dare una pena a un anno di carcere o frequentare due sedute del Consiglio Comunale, preferisco l'anno di carcere. Cioè, obiettivamente la qualità del Consiglio Comunale. Pubblico. Sì, da pubblico intendevo dire. Da pubblico, ma anche dai. La qualità culturale e politica del Consiglio Comunale si è così abbassata che ritengo, come si può dire, offensivo solo andarci da parte mia. Presidata questa cosa, un po' prima del 1980 il Comune di Venezia aveva come patrimonio abitativo e residenziale qualche cosa meno di 2.000 appartamenti, circa 1.800 appartamenti. Si possono anche verificare, c'è stato il censimento nel 77, è facile rilevarlo. All'incirca nei primissimi anni degli anni 90 gli appartamenti erano diventati circa 5.500-5.700, quindi vuol dire che in 10 anni si sono costruiti circa 3.800 appartamenti. Dal 1992-93 a oggi non ce n'è fatto più neanche uno. Nel contempo la situazione residenziale si è fortemente aggravata, specie nella realtà della parte comunale e quella insulare, e la popolazione tende, quella normale, a sparire, e la città ormai è perduta,
Rammento che in quegli anni, per esempio, conosci la città di Venezia un pochino, sì? La città? Un po' Venezia, la conosci? Da 40 anni, bene, allora, rammento per esempio le cose che sono fatte a Venezia, tanto per avere un'idea di quello che stiamo parlando. C'era l'ex istituto San Marco, mi hai sentito parlare? Canareggio. C'era un istituto costruito per gli orfani di guerra durante il fascismo, abitato da come alloggi impropri. La proposta era in quel momento di restaurarlo e farne case normali, eliminando gli alloggi impropri. Poi alla fine è passata un'idea, un po' mia, un po' di altri, tra l'altro fatto con un progetto, quello che si vede arrivando a Venezia sulla sinistra, tanto per capire. Un progetto che non è costato un copeco, perché è stato fatto da un architetto del comune, Franco Bortoluzzi, e si sono costruite, là sono circa 90 appartamenti. Poi ci sono le case fatte nell'ex SAFA e possiamo andare molto oltre. Qual è la posizione attuale di questa amministrazione o dell'amministrazione degli ultimi 20 anni? L'incapacità letterale di pensare la città in termini di comunità articolata al suo interno. Si stiamo avviando verso una presenza sociale, come si può dire, monoclassista, cioè chi è molto ricco sta a Venezia, chi è povero va dove deve andare. E nel contempo si sta realizzando una incapacità congeniale proprio di pensare ai restauri delle case, perché oltre che a costruire case, in quegli anni si sono fatti anche centinaia di restauri in case a Venezia. Qual è la posizione attuale di queste amministrazioni che sono succedute in questi anni? Non si fa nulla. Quando le case si liberano vanno a morire. E la soluzione qual è? Vendere. Allora, io dal punto di vista ideologico, e mi piace usare questo termine perché mi appartiene, e sono assolutamente contrario alla vendita del patrimonio pubblico, e sono per fare in modo che il patrimonio pubblico sia valorizzato sia in termini sociali sia in termini economici. Rammento che in questi anni si sono restaurati Palazzo Mocenigo, Capesolo e mille altre cose. Oggi c'è il vuoto più totale e assoluto. Allora, domanda delle domande. E siccome è idiota solo pensare che, data la situazione attuale, si possono trovare tanti soldi per restaurare 570 appartamenti, che moltiplicati per 50.000 euro fosse appartamento, esce una cifra inimmaginabile per quanto riguarda le attuali condizioni economiche del comune, su cui sarebbe il caso di fare un altro ragionamento, ma non è il caso di farlo adesso. Qual è la proposta intelligente, o spero sufficientemente intelligente, del rappresentante del Movimento 5 Stelle per fare in modo che queste case siano riabitate e non regalate ad asta più o meno pubblica da parte del Comune, in modo tale che 500 famiglie possano abitare, anzi 570 in questo momento possano vivere tranquillamente in una casa pubblica come avviene normalmente a Stoccolma, piuttosto che a Parigi, piuttosto che a Vienna, piuttosto che in altri paesi? Ok, allora direi se vuoi, questo è amministrare, rispondere. Non è stare in costituzione, allora, che è una monata. Adesso le domande sono arrivate, anche se diciamo mascherate da una parabola. In effetti lui aveva domandato qual è la posizione del Consiglio Comunale, e intanto io mi sono trovato diciamo coinvolto, perché non si è rivolto solamente al sindaco, qual è la posizione della maggioranza o della minoranza. Ecco, per quanto riguarda il sindaco, io ripeto, ho una posizione di rispetto istituzionale e formale quando se ne parla in generale, però devo dire che non mi tiro indietro se si tratta anche in consiglio o in commissione di chiedere correttezza da parte sua. Premesso che il sindaco si presenta sempre nelle riunioni di cittadinanza partecipe e attiva con il diktat che se non vi vado bene alle prossime elezioni non mi votate, ma in realtà chi deve decidere sono io posso in qualche modo darvi ascolto e considerare questa la partecipazione, ma in realtà poi la decisione la prendo io. Però io ho fatto una mozione di chiedendo le scuse del sindaco per un comportamento che ha tenuto due volte nello stesso giorno nel mese di luglio, voglio dire, nelle sedi giuste io non ho difficoltà a contrappormi, nella quale lui nella commissione della mattina ci presentava il suo piano per le grandi navi e non ha presentato in realtà un piano, ha detto genericamente che avrebbe così in qualche modo
tenuto i canali aperti per capire cos'era meglio, e finita la sua relazione, senza che noi potessimo fare domande e chiedere chiarimenti, ci ha lasciato. Il Presidente della Commissione ha consentito e ha chiuso la Commissione. Il pomeriggio si parlava della Fondazione Hermitage, contestabilissima, che noi avevamo contestato nella Commissione, e non, per la verità, solo noi, Movimento 5 Stelle o un altro elemento del Consiglio, e anche alcuni della maggioranza, mi pare Jacopo Molina, anche Borghello stesso, aveva fatto delle domande abbastanza incisive. Ecco, lui, sentendosi in qualche modo messo di fronte a delle spiegazioni fastidiose o difficili, ha detto va bene, ritiro la delibera. Noi contentissimi, il giorno dopo viene fuori sui giornali che non la ritirava dall'approvazione dal passaggio in Consiglio, ma la faceva approvare direttamente in Giunta, in quanto il Consiglio era immaturo. Va bene? Allora, io ho fatto questa mozione scrivendo: immaturo lo puoi dire alla maggioranza, è lei che in qualche modo è tenuto, può aver fatto un patto con te, per cui si può anche tenere il termine di immaturo, perché non ti può sconfessare, ma all'opposizione non lo dici. Io come opposizione non me lo faccio dire questo, quindi pretendo le tue scuse. È una mozione che ho promosso io, l'hanno firmata anche gli altri dell'opposizione, ed è qualche cosa che, vabbè, i tempi di queste cose puramente formali, il più delle volte, sono lunghissime, per cui è anche un modo per scoraggiarti. Anche la semplice interrogazione, sì, spesso nei termini di un mese, ma poi magari ti dicono che non era di competenza di quell'assessore, per cui si sposta a quella, passa un altro mese, cioè, per cui alle volte ci sono queste mozioni che risalgono a 2 anni fa. Quindi, per dire che concretamente, ecco, sul Mose gli ho detto che forse non è il caso di andare a quella cerimonia, tra l'altro pagata da noi, e nella quale tutti quanti ci siamo sentiti ospiti di qualcuno che magnanimamente ci offriva il passaggio in elicottero o in yacht o anche l'aperitivo, ma in realtà i fondi della legge speciale vanno al consorzio, il consorzio fa ospitalità con i nostri stessi soldi, mi pareva abbastanza ingenuo andare là nella veste di invitato. E peraltro nella così euforia di un evento che era assolutamente insignificante, in quanto non significa assolutamente niente che, che secondo il principio di Archimede queste paratoie si sollevino, e soprattutto non ha nessuna significanza in una situazione ottimale come quella di quel giorno, mare piatto, sole, nessun filo di vento, quando quelle cose diciamo sono previste, criticità in situazioni, le situazioni che si verificano quando c'è acqua alta, quindi in situazione di, anche di burrasco, di tempesta, di vento forte, eccetera. Quindi tutta quella trionfalismo non mi pareva assolutamente, e questo l'ho detto pubblicamente in commissione. Quindi in realtà, ripeto, io cerco di essere anche, come posso dire, rispettoso di certi ruoli, ma concreto, dove, cioè, di esprimermi attraverso fatti concreti, logicamente nei limiti delle possibilità che dicevo prima, anche in relazione al fatto che non avevo in qualche modo così dato seguito a certe contestazioni che si sarebbero potute fare. In realtà, ripeto, io mi sento in qualche modo direi appunto discolpato dal fatto che sono da solo, è difficile tenere il passo di tutte le criticità che si verificano ogni giorno, però direi che non ci tiriamo indietro nelle cose che facciamo. Allora, il disegno della città, Gilberto, allora il disegno della città è qualcosa che io distinguerei, però distinguerei Venezia dalla terraferma, nel senso che sempre di più io vedo che le problematiche di Venezia, viste dall'altra sponda, sono viste come qualcosa di molto tipico, addirittura delle fisime di sofisti, no? Per cui è difficile che coinvolgano un sentire che sta da un'altra parte al giorno d'oggi, su altri ritmi, su altre veramente sbilanciati in altre direzioni. Per cui alle volte quando parliamo di Venezia dobbiamo intenderci se parliamo della città antica o dell'intero comune.
Nella prospettiva della città metropolitana dobbiamo in qualche modo immaginare, io sono molto pessimista, siamo abbastanza in qualche modo critici con la città metropolitana, c'è un deficit di democrazia nel come è stata concepita, soprattutto sono un po' pessimista perché l'idea che più si ingrandisce l'area di terraferma meno ci si interesserà di questa quasi piccola periferia residenziale che è l'isola di Venezia antica. Io immagino addirittura, ma insomma comunque è un incubo fantascientifico, però non credo che siamo tanto lontani, ecco. Come hanno dato in concessione la Misericordia per 40 anni, così Patrèvi un domani potrebbe dare in concessione l'isola di Venezia a qualche privato. E credo che tutto sommato non stiamo andando tanto lontani da un'amministrazione privata delle città, no? Per cui le città saranno amministrate da privati, secondo me. E anche l'espandersi, per esempio, dei centri commerciali crea delle enclave fuori dalla giurisdizione, in un senso dell'amministrazione, sono isole private nelle quali, per cui in un quadro un po' così anche da incubo, ecco, si potrebbe dire, ma secondo me non del tutto. Sono cose dette e scritte 40 anni fa queste. Non l'ho lette, però io ripeto. Non è una novità. Va bene, comunque adesso. No, voglio dire, io dico quello che penso. Comunque sono sempre più percepibili. Ecco, anche a me capita questo. È un disegno che viene costruito da tempo, non è. A me capita questo, mi piace cucinare, ogni tanto mi invento delle ricette. E poi mi dico, ma guarda che questa cosa esiste, cioè, vada a vedere sul libro. Ecco, credo che non tolga niente al mio percorso il fatto che esista già quella ricetta se io non l'ho copiata. Ecco, quindi se a una cosa io arrivo attraverso un percorso personale, il fatto che ci siano arrivati altri, secondo me non può essere altro che un vantaggio per me, l'idea di aver costruito individualmente e da inesperto certe cose che magari esperti hanno già costruito prima di me. E quindi la città, secondo me, dobbiamo domandarci innanzitutto per Venezia se effettivamente noi vogliamo fare qualcosa di diverso da una monocultura turistica. Per tutti i problemi che riguardano Venezia, dalle grandi navi ad altri, alla svendita, ai bed and breakfast che proliferano, al fatto che non si può più restaurare un palazzo storico se non trasformandolo in un albergo, è frutto del fatto che noi facciamo fatica a strezzare, cioè quando sei in un solco, in un tratturo di campagna, fai fatica a uscire strezzando da quel solco. Quindi è una scelta difficile ed è una scelta anche in un certo senso amministrativamente controproducente, soprattutto a breve termine. I tempi della politica sono sempre più brevi nella gestione, nel senso che non si progetta più a lunga distanza perché tutti si è portati a raccogliere immediatamente tutto e subito. Quindi fare delle scelte diverse dove il turismo incontestabilmente porta ogni giorno entrate è evidente che è così elettoralisticamente difficile da sostenere. Però riprendo il discorso o l'accenno che ho fatto all'inizio alle famiglie, secondo me si può gestire una città in maniera intelligente, cioè Venezia è impressionante per la quantità di offerta culturale che c'è, ma domandiamoci a chi è rivolta questa offerta culturale, cioè è un'offerta culturale che se fosse rivolta ai residenti non ti basterebbero 24 ore di tempo per frequentare tutte le opportunità, quindi è evidente che non è rivolta ai residenti, è una buffata che viene proposta ai turisti, cioè è un modo per incoraggiare e moltiplicare le presenze turistiche. Questo senza nulla togliere alla validità di una gran parte delle offerte culturali che vengono realizzate e proposte a Venezia. Però il dato che mi sembra di cogliere è che qualsiasi iniziativa è prevalentemente rivolta a incoraggiare un flusso di entrate che provengono da quella fonte. È una monocultura, oramai questo, come tutte le monoculture, è esposta
ai rovesci, e adesso stanno sparendo tutti gli ulivi della Puglia perché c'è un'epidemia, ecco, alla quale non si trova. Ecco. Se tu hai varie essenze in una coltivazione, puoi avere magari una sopravvivenza. Ecco, noi abbiamo scelto, e perciò io dico, l'idea che Venezia venga data in concessione, la direzione è quella, non si vuole cambiare. Quindi le grandi navi significa anche porsi a monte il problema della regolamentazione dei flussi turistici. Le grandi navi, noi ci stiamo cervellando per trovare una soluzione, perché diamo per scontato che senza le grandi navi non si possa stare. Dove le mettiamo? Perché il presupposto è che non si possa non metterle da qualche parte. Ecco. Allora, secondo me la città Venezia deve essere vista in un altro modo, e soprattutto cioè bisogna domandarsi se ci deve abitare gente. Cioè, la gente per abitarci deve avere negozi di vicinato, deve avere le attività quotidiane, deve esserci la vita quotidiana. E quindi, ecco, però posso ti interrompo solo su una questione che mi sembra rilevante. Pensi che in consiglio comunale, cioè nella geografia politica del consiglio comunale attuale, ci sia un pezzo che ha questa idea che tu esprimi, cioè di una biodiversità sul piano del tessuto economico-sociale, cioè che effettivamente lavori in quella direzione, o che invece sostanzialmente, come ha detto esplicitamente Borghello l'altra volta, Borghello ha detto, la fabbrica turistica è ormai un dato acquisito, si tratta semplicemente di lavorare sul migliorare i servizi di questa gestione. E lui, ecco, allora, campagna. No. Allora io ti chiedo, cioè, sempre nel discorso. Ma lascia stare, adesso non entriamo nel dettaglio. La cosa che mi interessa è esiste una operabilità, una agibilità politica di chi lavora o di chi vuole lavorare per ricostruire una biodiversità economico-sociale a Venezia? Allora, premetto. Perché il problema è poi questo, no? Cioè, non tanto per interpretare la domanda di Gilberto, ma credo che, cioè, il problema è come si costruisce poi forza, no? Come si dà gambe a un progetto, allora, di città. Innanzitutto per me è molto facile. Perché queste cose sono scritte anche nel programma del sindaco, eh? Attenzione, il programma del sindaco, così come dice 5.000 alloggi in housing sociale, c'è scritto 5.000 alloggi. In 5 anni faremo 5.000 alloggi. Ma è una cosa diversa da quello che ho detto. Ti sto dicendo che comunque di fronte il programma del sindaco contiene questo impegno, 5.000 alloggi di housing sociale. Quindi a prendere quel programma dice, si inverte la tendenza che tu descrivevi e si riparte di nuovo producendo, certo, residenza. Quindi questo è scritto, così come è scritto che l'amministrazione, la maggioranza che ha sostenuto e che è stata eletta su quel programma, lavorerà per la ricostruzione della biodiversità, così usa proprio questa parola, biodiversità economico-sociale veneziana. Ecco, tutto questo sappiamo che non è nelle cose, ma nei rapporti di forza, questo è interessante capire. Ma io ho la sensazione che questa svolta non la si voglia fare, perché è così difficile giustificare il perché tu rinunci a delle entrate facili, ed è così oramai sbilanciata l'economia della città su determinate categorie legate all'attività, a tutte le attività turistiche, che effettivamente il ruolo dell'amministrazione, che dovrebbe mettere al centro il cittadino, l'abitante prima ancora che produttore di attività economiche, e si trova che questo abitante, cioè il nucleo di persone che non sono coinvolte nei benefici dell'attività turistica, è veramente minoritario a Venezia. E quindi investire su quello è altamente controproducente. Ecco, quindi questa è una scelta ovviamente che la maggioranza non si sente di fare, però io trovo che è anche in qualche modo cieca questo atteggiamento, perché io, se posso dire, senza voler fare un'accusa specifica a questa o a quell'amministrazione, dico che oggettivamente la ricchezza di Venezia fa sì che abbiamo una selezione all'incontrario dell'amministratore. È così facile
far entrare soldi a Venezia, che non ci vuole una... Cioè stiamo parlando di risorse, di entrate private, non pubbliche. Punti a punto, dall'altra parte il comune invece... Ma stai deviando completamente... Tu rinunci ad ingressi, ma tu chi è il soggetto? L'amministrazione? O sono le categorie che si arricchiscono? L'amministrazione non fa altro che andare dietro a tutti i soggetti che sono coinvolti nella economia a base di un'economia Venezia, quelli là, con un beneficio per il pubblico. Beneficio pubblico nel senso più ampio del termine, che è oggi negativo, nel senso che le risorse private sono private, il contributo di gettito fiscale tributario è ridottissimo perché non si intercetta, con il risultato che alla fine noi paghiamo le scoasse dei turisti, noi paghiamo la manutenzione ordinaria. Privatizzazione degli utili ma certo, socializzazione delle perdite. Infatti è proprio l'economia legata al turismo che si fa fatica a contrastare. Poi c'era la domanda di Vito sulla questione, sì, dopo magari quella sull'organizzazione del gruppo la teniamo per dopo magari. Se c'è su sto tema specifico. Sì. Allora, naturalmente io ho sempre dei sassolini quando vengo qui per non portarmi a casa. Uno di questi è la questione di abitanti di Venezia, e tu diceva che gli abitanti non ci sono case, eccetera, e ci sono i ricchi che restano. Il problema, io ho 67 anni. Quando io cercavo casa a Venezia non me la davano in affitto, perché va bene, perché avevano paura che io rimanessi per sempre, sono dovuta andare a Mestre, per tutta una storia. Adesso mi ritrovo che tutti quelli della mia età sono andati via per le ragioni che diceva lei, non trovavano casa. Invece la situazione ora è addirittura ancora più drammatica secondo me, oppure è drammatica lo stesso, perché io vado a degli incontri culturali e sono una bambina, per peo non dimostro. Non ho capito. Sono giovane, sono giovane, 30 anni più di me. Allora, incagliatevi, adesso senza offendere nessuno, è una città in cui i miei coetanei vanno in pensione, se ne vanno, non perché non hanno soldi, non perché non perché non hanno soldi, non perché non hanno la casa, perché proprio è una città invivibile. C'è un problema, no, per cui io ho visto anche case fatte, non so, qui della Giudecca, vicino a quelle del sindaco Costa, vendute agli stranieri, date poi in gestione alle agenzie. Cioè, queste case che noi facciamo, io ho fatto volontariato in una casa di donne maltrattate, quando noi proponevamo a qualcuno la casa Venezia, noi voleva neanche venire. Cioè, io ho visto gente che aveva la casa Venezia e non è voluto più tornare. Poi ci sono quelli single che tornano a casa della mamma, e ora qui va bene, e piace l'idea di Venezia, però alcuni con dubbi, con una casa Mestre, una casa qua, vado qua, perché qua è insopportabile. Allora, il problema, io direi, è proprio una questione di mettersi a tavolino e ripensare la città, perché per esempio anche la questione delle licenze, la liberalizzazione delle licenze è stato un dramma, è stata una cosa ridicola, assurda che Cacciari l'abbia introdotta nella città. Perché tu vai per strada e sappiamo tutti cosa si vede, non ho bisogno di dirlo a nessuno. Per cui io dico, proprio per questo dico, non si può, non è neanche più. Vengo da un drink, io sono in ritardo, sono stato un drink, Vuitton, sì, perché i musei civici di Venezia, se ti fai la tessera di 25 euro, ogni tanto fanno i drink, per cui i pasticcini, le rovine, eccetera. Io ero solo curiosa di vedere questo spazio. E la signorina che mi ha visto andare via mi ha detto va via, dice noi cerchiamo di aprire questi spazi di modo che ci sia per la cittadinanza. Ma sì, va bene, però c'è qualcosa che non va bene, va tutto rivisto. Okay. Cioè, basta, chiudo. Roberta? Ma io ho una domanda.
che, a cui sicuramente non è possibile rispondere, credo, adesso, magari qualcuno lo sa. Io vorrei sapere sulla popolazione di Venezia centro storico e di Venezia comune, se è possibile quantificare le persone che sono direttamente legate alla cosiddetta monocultura turistica. No. E vorrei sapere quanti sono, perché con l'indotto ovviamente, perché lei prima ha fatto un'affermazione molto forte dicendo che la maggior parte, no, non è possibile sterzare, usando la sua metafora, perché la maggior parte della popolazione della città, non so se di Venezia, centro storico del comune, è implicata. Io vorrei saperlo per certo, perché ad esempio avrei dei dubbi, io non penso che sia la maggior parte della popolazione, né di Venezia centro storico né del comune, compreso l'indotto. Vorrei una fotografia di questo. No, però ti chiederei di rispondere a Vito sulla questione dell'organizzazione del gruppo. L'organizzazione, perché anche... L'organizzazione nel nostro caso è semplicissima, ecco, io ho semplicemente una segretaria che, alla quale chiedo di provvedere agli accessi agli atti per elaborare delle interrogazioni e poi mi affido alla collaborazione diretta eventualmente degli uffici o dei segretari dei vari uffici per elaborare o diciamo strutturare degli atti o delle iniziative. Alle spalle abbiamo dei collaboratori interni al movimento, ma anche alle volte esterni, occasionali, che prestano le loro professionalità e sulla base di questo noi organizziamo il lavoro, che poi in effetti alle volte si concentra in questo punto che sono io il rappresentante unico, per cui alle volte è difficile poi dopo dare seguito abbastanza regolare a queste iniziative che vengono prese nelle retrovie. Gilmo, e che cosa si può fare per in qualche modo invertire la tendenza all'esodo? No, cioè nelle politiche abitative. Dal punto di vista amministrativo. È possibile concepire un riutilizzo del patrimonio pubblico senza venderlo, svenderlo, e senza però avere a disposizione comunque a danno pubblico per fare i restauri? Questo è un problema di cui ovviamente ho la risposta, ma non ho la competenza specifica, però io penso che tutto quello che può andare verso l'incoraggiamento della presa in carico di attività di restauro, di recupero delle abitazioni esistenti e soprattutto tutto quello che può essere un sostegno alla residenza reale e non occasionale, non momentanea e non temporanea, deve essere fatta. Penso per esempio all'ex caserma Manin, che è iniziata come progetto per edilizia, per piccole coppie, per giovani coppie, quindi con determinate metrature che possono essere anche accettabili. Quei 40 metri sono stati ritenuti dal sindaco insufficienti per delle piccole coppie, per cui si dà in gestione, si trasforma in edilizia per universitaria, e questo vuol dire che nei due mesi estivi non sarà universitaria ma sarà turistica. È un'operazione simile a quella che viene fatta in via Torino col mercato ortofrutticolo, che viene data in parte a Mantovani per la gestione di questo studentato, che però non sarà mai edilizia per studenti, in quanto le stanze a due letti vengono proposte a 350 euro a letto, per cui nessuno ha messo a spendere 700 euro per una casa dove anche a Venezia la si trova a 550, a Mestre ancora di meno, per cui non ci andranno mai gli studenti ma ci andranno i turisti. Ecco, allora percepisce questo, che qualsiasi iniziativa è semplicemente molto più semplice da portare avanti se tu hai un ritorno di quel tipo, tu come residente che non produce appunto nelle attività economiche legate al turismo, tu sei comunque
un intrigo per l'amministratore, perché tu porti esigenze, porti necessità di servizi. Il turista, anche se lo tratti come lo vediamo trattare quotidianamente nei vaporetti a 7 euro a corsa, non verrà più, ma ci saranno sempre gli altri che vengono. Per entrare sulla questione della casa, per essere più precisi, perché giustamente lui l'ha precisato, io lo vorrei sottolineare. Quella domanda è una domanda da amministratore, non da partito di opposizione. Però nel tuo ruolo di oppositore in consiglio comunale hai avuto occasione, per esempio, di discutere, di lavorare, di ragionare con l'assessore alla casa Bruno Filippini. C'è stata qualche occasione in commissione in cui abbiamo chiesto ragione. Bravo, lui ha proposto delle cose, ha ragionato, ha detto qual è la sua linea di azione. Realmente adesso io non ho sentito una progettualità in questa direzione, ma anche perché siamo al terzo anno di consigliatura di amministrazione. Ma ripeto, anche la questione dell'ater adesso, che è di cronaca giudiziaria, è una questione che mostra come determinate opportunità vengano gestite secondo criteri di poca trasparenza. Ecco, in qualche modo adesso c'è il freno del vincolo della privacy per definire le proprietà dei singoli assegnatari, però in realtà sarebbe già una strada per chiarire. Per esempio, questa cosa che il sindaco ieri c'era sui giornali, no? La proposta di portare le grandi navi a Marghera era accompagnata da una indicazione che dice: così liberiamo parte dell'area Santa Marta per l'housing sociale. Questa è una buttata del sindaco o c'è uno studio, qualcosa di preparatorio fatto dall'assessorato, alla casa? Ma 30 anni. Che no, ma ti risulti? No, ma lei, ho capito, no. Gimmo, però lui è il consiglio comunale, gli chiedo a lui. Direttamente non posso dire che mi risulti un progetto che ci sia qualcosa, però lo trovo in contraddizione col fatto di far arrivare il tram a San Basilio, là dove c'era l'opportunità, la possibilità di aprire Santa Marta alla riva del canale della Giudecca e quindi a un'espansione, come posso dire, dedicata alla cittadinanza, si fa invece un'operazione di scambio con l'autorità portuale che niente offre a quel quartiere. Quindi anche queste, ecco, che ci sia del social housing là non so da dove verrà fuori, visto che una possibilità che c'era ce la siamo in qualche modo giocando con gli hangar del tram. Ecco, quindi il tram deve arrivare sulla riva formalmente per agevolare lo spostamento degli abitanti di Santa Marta verso la terraferma. A questo punto io mi domando, e gli abitanti di Cannaregio gli dovresti far arrivare il tram anche fin là? Perché questa differenza è questo privilegio per gli abitanti, queste premure per gli abitanti di Santa Marta, e perché evidentemente è tutto connesso al traffico turistico della marittima, eccetera. Quindi buttad, ecco, sono. Allora, c'è, se, sì, c'è Maurizio e poi c'è Giulio. Maurizio. Io voglio fare una domanda qua ai rappresentanti del 5 Stelle, però anche a Venezia, però ci vogliono più un paio di considerazioni, se no la domanda viene fatta male, se no dipendesse sempre. Sembra che stiamo dimenticando che abbiamo a che fare con l'amministrazione ma con l'opposizione. E le altre domande, la prima volta avrebbero essere, la seconda volta non c'era, dovrebbero essere poste magari in maniera più vigorosa certe questioni. Però invece io volevo partire da una immagine che che lei ci ha dato. Siamo travolti dalla routine, e questo è vero, siamo travolti dalla routine, non si riesce neanche a fare opposizione perché tutto va, tutto scorre. Gilberto diceva ci vorrebbe un progetto, infatti ci vuole un disegno, ma ecco qua però la domanda la faccio a tutti noi: il disegno la facciamo sulla base delle nostre idee, desideri, esperienze, abbiamo esperienze. Ci dimentichiamo delle cose fondamentali, scusate il vizio mio, ma non possiamo fare nulla perché c'è il debito enorme che sta crescendo sempre di più, che crescerà sempre di più, che ti blocca le spese sociali. Altro aspetto che lei indicava molto bene: sei completamente vincolato, stritolato dall'economia turistica, che è l'unica che ti dà le finanze. Ecco qua, mi sto avvicinando alla domanda.
La questione del debito, c'è in corso una campagna sull'audit, pochi scalmanati o pochi la stanno cercando di portare avanti, forse partirà l'audit sul debito, interrogare, forse quella è più difficile, però interrogare il comune, far rendere trasparente il motivo dei buchi e quanti interessi si pagano. L'altra volta io alla fine, poi sono arrivato in ritardo, ho lanciato, ma quanti interessi si pagano? È stata lasciata cadere. Come? Perché interessi? L'altra questione è quella della finanza, anche quella non è roba stratosferica, è la colpa di tutti noi, comuni, cittadini, anche della cultura umanistica e anche della cultura radicale, del volontariato, aver lasciato la questione economica, finanziaria e in mano ai specialisti. E questo è il vero problema, Giovanni, della carenza della democrazia. Qua puoi avere un sindaco, puoi avere un consiglio, puoi avere, non cambia un tubo, perché tanti giochi li fa il sistema che è quello del turismo, perché ti dà le finanze. Anche queste cose qua sembrano cose astronomiche, metafisiche, ma c'è una campagna, l'altra campagna, sempre dallo stesso gruppo, che vorrebbe risocializzare o ripubblicizzare la cassa depositi e prestiti. Anzi, adesso questa parte, sembra che dal 14 al 19, mi sono dimenticato di notarvi la mail, ma la riceverai anche tu magari, la inoltrerà, perché c'è sto gruppo che sta preparando una dimostrazione davanti alle poste dove verranno consegnati un volantino e mi sembra un modulo, non ho anche avuto il tempo di leggere, però l'hanno già mandato a me il modulo e anche la dichiarazione. In quanto correntista postale, adesso la posta mi ha mandato a casa una lettera dicendo lei deve ricontrattare la sua posizione, deve essere informato delle nuove condizioni di risparmio. Questo gruppo qua mi ha fatto arrivare a casa una dichiarazione in cui io chiedo alle poste, perché poi sapete che tutti i risparmi postali vanno a finire nella cassa depositi e prestiti, sono svariati miliardi. Questi risparmi una volta venivano usati per finanziare i governi, i comuni, le attività pubbliche. Da 10-15 anni è successo questo, con sta canea di liberismo che il PD, mi dispiace, è stato responsabile, uno dei artefici principali. Non succede più così, perché la Cassa Depositi e Prestiti è stata privatizzata, è un ente che ragiona in scopi di profitto e fa tutte quelle porcherie là. Sono campagne, ecco qua, scusa la premessa, ma era necessaria. Grillo all'inizio, negli anni 90 ancora, portava avanti questi temi qua in maniera vigorosa e anche lucida, sembra che se li sia dimenticati. Lei sa qualcosa, perché o come c'è spazio perché il Movimento 5 Stelle si faccia carico qui a Venezia e ci sarebbero le persone, ci sarebbero i soggetti che magari sarebbero anche interessati a collaborare su queste tematiche, quella del debito e quella delle forme di finanziamento delle economie locali o delle economie pubbliche. Buonasera. Perché sono questioni fondamentali se vogliamo uscire fuori dalla logica turistica, se no non abbiamo i mezzi per fare nulla. Ok, Giulio? Mi chiamo Giulio, ho 67 anni e vivo a Preganzio, anzi sarebbe il caso di dire abito a Preganzio perché vivo è già un parolone molto grande, tanto per allacciarsi un po' all'esodo a cui noi ex veneziani siamo stati costretti torto collo ad aderire, altrimenti non avremmo potuto. Una volta cambiate certe realtà di vita, avere a Venezia un'alternativa di housing, insomma. Esempio, cioè io mi sono separato, ero a casa, ho fatto la valigia e sono andato via. E sono stato a Venezia per un po', vivendo, cioè non trovavo francamente una sistemazione adeguata, sicuramente non quella che avevo prima, che avevo una bellissima casa. E dopo alla fine ho detto, per le comodità, per tutta una serie di cose, me ne vado in terraferma e sono 12 anni che sono in terraferma, forse anche di più, vabbè comunque. E chiuso questo argomento che credo sia abbastanza scontato, volevo, prima passando davanti a un'edicola, ho visto una locandina, se non sbaglio, il giorno 13 ci sarà uno sciopero, il 13, uno sciopero del trasporto privato. La cosa non è che mi abbia sorpreso tantissimo, perché a Venezia, quando ci sono delle realtà che dovrebbero, riguardare il pubblico e quindi tutto quello che è pubblico, ma in questo caso i trasporti,
c'è subito la levata di scudi. Questa è una uno sciopero, insomma, che si fa a scopo preventivo, probabilmente per fare in modo che non venga stravolto, cioè che venga stravolto il trasporto pubblico, e che saprai c'è questa non so, è per le limitazioni del trasporto privato. Sì, infatti, cioè in realtà prevista in un piano di riordino del trasporto lungo il Canigrano. Sì. Cioè, l'obiettivo contro contro il trasporto privato, nel senso che ha un posto delle limitazioni. Sì, l'altra volta lo sciopero contro le limitazioni. Lo sciopero contro le limitazioni. Certo. E mi sembrava però difficile che insomma se ne stessero zitti, ecco, nel senso che volevo arrivare solo e brevemente, perché non mi voglio dilungare. Volevo arrivare a un concetto che l'altra volta avevo un attimino accennato, il consigliere Borghello non mi aveva risposto, ma del resto non poteva rispondermi, e forse non potrai rispondermi neanche tu, perché sono quelle domande fatte un po' per polemizzare più che altro, no? Cioè tu sei a conoscenza, dopo 40 anni che vivi a Venezia, dell'esistenza dei poteri forti di Venezia, no? Che sono interconnessi tra di loro, e quindi fanno, come ho detto l'altra volta, un cartello dal quale non ci si potrà mai sottrarre, che sono gli alberghi, i taxi, i gondolieri, eccetera, ma anche certe famiglie, che sono quelle tre o quattro famiglie, che gestiscono l'area portuale, che gestiscono tante aree, cioè gente che ha preso un po' tutto quello che si poteva prendere sulla città. Quindi mi ripeto, ma l'altra volta non c'eri, gente che ha messo le mani sulla città da molto tempo. Ecco, io purtroppo non è che voglia fare un'asserzione, è un mio parere personale indubbiamente, ma penso che sarà condiviso da molti qua dentro. Io credo che non ci sia assolutamente futuro per una qualcosa che Venezia possa riguardare i veneziani, cioè coloro che vivono qui residenti. E molto onestamente tu l'hai detto prima, insomma, che credi, temi che sia un discorso che non si può neanche mettere nel piano di discorsi, eccetera. Poi il sindaco, quando mi sembra, con questo sindaco, che mi sembra ogni volta che gli si faccia una domanda per il quale non dico che non abbia una risposta, ma per la cui risposta ti dice no, mal di pancia, me ne vado, ho l'appuntamento, eccetera, no? Questo glissare credo che sia un atteggiamento, forse lui non ce l'ha la risposta, perché non esiste la risposta, e a quel punto qual è? Cioè non c'è la risposta. Aggiungo un pezzo perché penso sia collegato a quello che ha detto Giulio adesso, perché voglio chiederti, ciao, qual è la posizione tua e o del Movimento 5 Stelle sulla proposta di referendum Mestre Venezia, perché tu prima accennavi, dicevi ci sono problematiche diverse tra la città d'acqua e la città di terraferma. E questo è uno dei cavalli di battaglia di chi dice, siccome ci sono problematiche diverse, è bene che ci siano due amministrazioni, due governi diversi. Non pensi, questa è la posizione mia, ma voglio dire appunto, che questo in qualche modo, se ci fosse una separazione tra la città d'acqua e la città di terraferma, questo accentuerebbe la privatizzazione della città d'acqua? Cioè nel momento in cui il corpo elettorale si riduce praticamente a un termine minimo e non c'è più i due terzi della terraferma, evidentemente i rapporti di forza già squilibrati a favore delle lobby, delle corporazioni, degli interessi delle categorie, diventerebbe, si compirebbe fino in fondo il disegno della fabbrica. Però volevo capire qual è il tuo giudizio sulla questione, quindi poteri forti, come dice Giulio, ma anche il tema del referendum e prima il tema della finanza. Prima ancora, dunque, c'era una domanda sulle quote di abitanti legati al turismo oppure no. Beh, io penso che i sopravvissuti che resistono a Venezia non hanno nessun beneficio dall'attività turistica e sono, non ho numeri, devo dire, ed è così un'impressione. Ma ho la sensazione che sempre di più si espandano delle attività che non portano, seppure indirettamente, un vantaggio ai residenti che non abbiano un coinvolgimento nelle attività legate al turismo. Chi non è legato a quel settore in qualche modo è un resistente a Venezia.
in quanto il comune difficilmente prende delle iniziative, pensiamo solamente ad esempio al garage comunale, alle difficoltà, certo, eccetera. Vale di più essere residenti fuori e venire a lavorare a Venezia che il contrario, quindi per avere un'assegnazione almeno quando. Quindi non vedo nessun segnale di attenzione. Ecco, anche per esempio, vabbè, lo affrontiamo di volta in volta. Quindi sui numeri io resto di questa sensazione e dico che solamente, solamente in qualche modo volendo partecipare, ecco, ripeto, noi come movimento abbiamo posto al centro quest'idea che da noi non bisogna venire a segnalare delle inefficienze, ma bisognerebbe venire a portare delle soluzioni. Io ritengo che il cittadino isolato o appartenente a comitati, ad associazioni, sia il più esperto di determinate problematiche, spessissimo per quella che è l'esperienza diretta, ma spessissimo anche per una qualificazione professionale che esiste in tante associazioni. L'abbiamo visto ad esempio nel Comitato Nomose, dove ci sono professionalità che sono alla pari di quelle che hanno invece sostenuto con tanti mezzi un progetto opposto. Quindi su quello che può essere una concezione anche di gestione delle finanze è qualcosa nella quale bisogna che i cittadini attivi, attenti e propositivi in qualche modo si pretendano di creare uno spazio e una rappresentanza. E quindi in qualche modo mi collego alla domanda di Gian Pietro. Perché le tematiche, io vedo, mi esprimo a titolo personale in quanto noi non ci siamo ancora confrontati su questo tema, anche se è un tema che io ho sollecitato, ma per le nostre dinamiche assembleari, anche così, così alle volte marcatamente democratiche, alle volte gli ordini del giorno vengono realizzati sulla base di input che non sempre corrispondono alle priorità. Io personalmente penso che il grido di allarme di Venezia possa essere percepito nella sua gravità solamente dai veneziani, da chi vive a Venezia. Chi vive fuori Venezia non si rende conto di che cosa pretendono questi veneziani, che in fondo non hanno altro che vantaggi quotidiani da tutti questi turisti che arrivano. Nella manifestazione della Grande Nave c'era un cartello che diceva Venezia muore di turismo, ed è proprio il capovolgimento del sentire comune, che è quello che Venezia vive per il turismo, cioè Venezia è viva in quanto c'è il turismo, senza turismo non ci potrebbe essere vita Venezia. Io dico che Venezia si dimentica di che cos'è, perché Venezia ed essendo unica potrebbe a chiunque imporre le sue condizioni. Infatti, ecco. E quindi è un atteggiamento che è da un lato semplicista e dall'altro provinciale, secondo me, perché il voler incoraggiare a tutti i modi sponsor in arrivo, quando tu a questi soggetti potresti porre tutte le condizioni che vuoi, quindi immaginare dei piani diversi e finalizzare le entrate secondo delle priorità diverse da quelle che... Questo proliferare di vetrine di oggetti inutili, dove il superfluo lo trovi ad ogni vetrina e l'essenziale devi andare o nei supermercati oppure attraversare, andare all'altro capo della città per fare la spesa. Ecco, quindi se non si pone al centro la gravità di questa malato, e quindi se non si prende in considerazione che la situazione è grave per la sopravvivenza dell'abitante, non si stabilirà mai nessuna iniziativa come prioritaria nei confronti del residente, ma si andrà sempre per la strada più facile, che è quella di incoraggiare in tutti i modi l'afflusso di entrate facili. Ecco. Solo una domanda, quali le uscite entrate uscite dei veneziani?
le uscite facili dei veneziani, questi sono che se ne vanno. Ma se ne vanno per tantissime ragioni, c'è chi dice, ma io credo poco, sono ricavi. Ma i coetanei vanno in pensione e se ne vanno. Beh certo, non vogliono vivere qui più. Perché se devi spostarti nei vaporetti in questo modo, tu preferisci invece una soluzione un po' più semplice, un'autonomia. È la spiegazione per cui quando sei andato fuori da Venezia tante volte cogli delle opportunità che ti in qualche modo scoraggiano dal tornare. Ripeto, questo, quindi secondo me la realtà di Venezia è sempre più differenziata rispetto alla realtà della terra. E io la vedo. Roberta precisava una cosa. Faccio fatica a capire, lei dice entrate. Allora, io credo che lei stia parlando dei guadagni. Di soggetti singoli, perché no, io dico che l'amministrazione numeri... attraverso entrate dirette che arrivano all'amministrazione attraverso il turismo, anche solo la tassa di soggiorno che viene gestita in un modo che non ritorna tante volte. Sono 30 milioni su un miliardo di bilancio comunale. Sono 30 milioni su un bilancio di un miliardo comunale. No, in realtà io penso che la questione sia proprio una questione di risorse pubbliche versus risorse private, cioè c'è un forte squilibrio per cui un bene che è patrimonio pubblico, che è un bene comune, che è Venezia, oggi è valorizzato sul piano privato da posizioni di rendita e il soggetto pubblico ha abdicato al proprio ruolo di gestore e di in qualche modo anche di beneficiario di questo patrimonio. La tassa di soggiorno è un'inezia rispetto all'introito di denaro che attraverso la città arriva all'amministrazione. In che forme, in che modi? Ci sono tante forme. Scusate, sottovalutiamo il problema del turismo. La città ha delle entrate dovute al fenomeno turistico, diciamolo insomma, perché è inevitabile questo. Perché noi parliamo della città non di Venezia che ha 58.000 abitanti, pensiamo a una città che ne ha 270.000. Ma questa è la città, questa è la città, e quindi voi pensate che ogni giorno a Piazzale Romano arrivano 30.000 persone che vengono a lavorare a Venezia, che non abitano a Venezia, perché abitano da un'altra parte. Allora sono soggetti reddituali, come si dice, che poi pagano le tasse. Gli alberghi è vero che non sono tanti, hanno solo 24.000 o 25.000 posti letto, no? Sì, ma... però il sistema Gilberto, l'abbiamo già discusso questo tema, ma forse a beneficio di Gianluigi. Il tema è che siccome io pago le tasse sulla base del luogo di residenza, ok? Di fatto se io vado nella fabbrica Venezia, la fabbrica Venezia gestisce i costi sociali della fabbrica, ma i benefici dal punto di vista del gettito tributario vanno a Palazzo D'Arpino. Esatto. Allora il problema è o si cambia, cioè voglio dire, la base imponibile, cioè si ragiona sul tema della base imponibile, per cui si dice qui insiste e si cambia il modo in cui si costruisce il gettito tributario, non attraverso il tema della residenza, ma attraverso il concetto di popolazione dimorante. Che significa vedere assieme dimorante o uso delle risorse, o uso delle risorse, patrimonio pubblico. Allora, questo tema è molto rilevante. Questo è molto rilevante, perché prima ancora bisognerebbe stimare la base imponibile, perché se io dico un numero, no, e sparo una cifra, dico Venezia vale 40 miliardi, ok? Se io dico 40 miliardi e dico che normalmente addizionali per 3 miliardi. Allora, quando Claudio Borghello viene qui come maggioranza e dice che il problema principale sono le risorse, io dico hai completamente cannato, sbagliato l'analisi. Allora il problema però che su questo, che è un tema di livello numero uno dal punto di vista della questione, perché se io ho risorse, tutti i temi legati a riorganizzazione, gestione degli spazi, servizi, qualità della vita sono stravolti, ma nel senso positivo, cioè puoi rovesciare completamente il modo di gestire le cose. Parliamo di una cosa, che per 35-40 anni Venezia ha avuto la legge speciale, è stata una delle città più assistite del mondo, dove i privati si sono restaurati i palazzi, che poi, anche dando indietro i soldi al comune dopo 2 anni, avevano triplicato il valore del palazzo, che poi è diventato un albergo. Quindi questa operazione è stata devastante. Una cosa che non si è tenuto conto, per esempio, con tutta questa necessità di dire case popolari,
alla fine ci siamo dimenticati che abbiamo perso il ceto medio. Perché, e io sono uno graziato di questo, l'Ater ha fatto un bando che è per 12 alloggi, che poi è sparito, è stato un sacco di polemiche, che ha detto finalmente come stanno le cose. Aveva delle case messe malissimo, non ha detto il limite minimo del reddito, ha detto tu se vuoi partecipare a questo bando devi avere un reddito superiore ai 20.000 euro, perché io stabilisco che i 20.000 euro sono i soldi che tu guadagnando puoi poi investire nel mio alloggio con un contratto 4 più 4, non 150 anni, no? Per cui alla fine il ceto medio, e io facevo, ero un impiegato, quella volta non ero ancora arrivato alla dirigenza, con 1.500 euro di stipendio, sono stato in grado di poter resistere e rimanere a Venezia. L'hanno fatto per 12 appartamenti, e questa cosa qua, se il Comune di Venezia la facesse come fatto, regola, non l'ha fatto. Perché, voglio aggiungere una cosa io. Scusate, che avevo chiesto la parola prima. Con un certo numero di appartamenti in città, Mestre, Venezia, Lido, Giudecca, Murano, che, sui quali ha valorizzato i costi di restauro, è andato avanti, ci sta delle segnazioni, come no? Beh, i numeri che l'ho scoperto sono talmente risibili, dai. No, beh, sono sì, pochi, dopo ha contestato chi va a guardare la strada da 1.000 euro, dichiara 3-4.000. Vinto. Io volevo parlare un po' della mia esperienza personale. Io abito in un appartamento ERP, residenza residenziale pubblica, diversa dal social housing. Pago di più per la stessa casa, per lo stesso metro quadro, questo che ha una persona che è in social housing. Ho quasi 550 euro di affitto per 55 metri quadri. E questo per dire che i veneziani, anche molti, pagano degli affitti abbastanza alti anche per le case, tutto sommato. Non è quello che si legge qualche volta sui giornali, che saranno senz'altro casi veri, eccetera, pagano 20 euro per l'affitto, eccetera. Anzi, là bisognerebbe un po' indagare. Comunque, volevo parlare del mio caso personale. Io abito da più di 20 anni in questa casa qua. Secondo me la politica residenziale che è stata fatta finora è completamente fallimentare, perché gli abitanti vanno via quasi giornalmente, una cinquantina di abitanti al mese se ne vanno da Venezia. A Venezia, veneziani che abitano come me, io sono nato a Lido di Venezia, che abitano come me, no, non ce ne sono più. Io sono della cosiddetta classe che sta in mezzo come età, tra i giovani che possono andare nel social housing avendo una certa cifra e le persone ricche che invece si possono comprare la casa. Secondo me il discorso dovrebbe essere un attimo rivisto. Prima Gilmo diceva che le case non occorreva che fosse, secondo lui è contro la vendita del patrimonio pubblico, anch'io sono in parte contro, però per veneziani che abitano da 20-30 anni in queste case, io troverei giusto anche venderle a riscatto, soprattutto per persone che pagano degli affitti che non sono piccoli. E secondo me è una cosa abbastanza importante che una persona che abita a Venezia, per il proprio futuro, per il futuro anche dei propri figli, abbia una soddisfazione di questo tipo, una consapevolezza che può rimanere in questa città, perché la casa è un bene, c'è poco da fare. Sì, cioè qualche casa io francamente anche sarebbe bene che fosse venduta. Sono d'accordo, ma penso che questo andrebbe messo in un quadro generale, una specie di riciclo del patrimonio, un po' come si fa con il patrimonio dei boschi, si fanno e si abbattono alberi e nel frattempo si prevede di sostituirli, quindi se la politica è orientata verso il sostegno e quindi verso un'edilizia pubblica in affitto, è evidente che in determinate tipologie, se c'è questo riciclo, questa presentazione continua di case da offrire, c'è anche la possibilità di alienarle
per una quota che sarà poi sostituita da, ecco, se noi vincolandolo anche, perché una delle ragioni che sentivo sì, sempre certo, dire era soltanto che alienando il patrimonio pubblico dopo ci sarebbero state delle speculazioni da chi sì, ma che speculazioni vogliono che ci siano? Però, non, sì, dopo uno che abita 30 anni non è che la molla la casa così per sì. Se posso anche fare calcoli di questo tipo, ma sì, cose tipo però sì, mi pareva una scusante un pochettino inefficace. Allora, siccome abbiamo ancora diciamo massimo 10 minuti, sì. Allora, se non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no io ti inviterei ad andare verso la conclusione, e la conclusione, la proposta di tema da trattare è questo. Mi pare che la discussione stasera dica molto chiaramente, esiste una situazione di forte squilibrio fra democrazia e mercato. Cioè, le regole del funzionamento della nostra vita sono sempre più legate a dinamiche di mercato, la dimensione della democrazia si va assottigliando e si va liquefando. Allora, noi siamo a un anno e mezzo dalle elezioni comunali del 2015. Un anno e mezzo è veramente poco per ragionare di una via che in qualche modo ricostruisca questa dinamica di rapporto tra democrazia e mercato. Tu pensi che esista un'agibilità, insisto su questo termine, un'agibilità politica, perché il problema è ognuno di noi è portatore di desideri, di idee, eccetera. Il problema è poi quanto queste hanno gambe per poter camminare e quindi diventare vero progetto, no? La sensazione è che Venezia rimane una città molto viva, cioè dal punto di vista del suo tessuto civile e politico, cioè la quantità di movimenti, di associazioni, di iniziative, non è un luogo in cui non accadano dibattiti di natura politica, però c'è una sorta di frammentazione, di atomizzazione, di sfilacciamento, per cui manca un discorso politico forse, no? Che in qualche modo ridia campo, spazio a questo. Allora, il Movimento 5 Stelle... Anche un discorso etico. Sì. Non è solo... Il Movimento 5 Stelle, sì. come legge questa cosa e come immagina quindi di preparare? Perché immagino che voi non abdichiate, non è che nel 2015 ci ritroviamo con una lista in cui il Movimento 5 Stelle non c'è, non credo, no? Meno che non succedano, ma tutto può succedere, insomma, l'Italia dei Valori è sparita nel giro di qualche mese. Però, in una situazione, diciamo, di previsione normale, di scenario medio, il Movimento 5 Stelle starà sulla scheda elettorale e quindi avrà una sua proposta. Come pensi che questo tema democrazia mercato, cioè ridare anche, perché poi l'alternativa, io quello che vedo e finisco, è che c'è un partito dell'astensione, c'è un partito che dite state a casa, non rompete le palle, non andate a votare, siete talmente frustrati, stanchi della vacuità della politica, per cui è naturale ed è giusto, vi capiamo, vi comprendiamo se non andate a votare. Ecco, c'è un partito che è cresciuto in un certo tipo di classe politica che sta ragionando e scommettendo su questo. Perché poi, il giorno dopo, anche se il tasso di partecipazione elettorale scende al 50% o anche al 45%, con questa legge elettorale il 45% prende il banco e vince. Okay? Allora, io penso che questo partito stia diventando molto pericoloso dal punto di vista della rivoluzione democratica in questo paese. Cioè che c'è un pezzo della politica che sta puntando a queste idee. Tu cosa ne pensi? Allora, la domanda tocca il tema dei diritti fondamentali, e cioè quanto noi siamo consapevoli di avere dei diritti e che gerarchia facciamo noi tra questi diritti. Noi siamo effettivamente portati da questo sistema economico a dimenticare di essere titolari di diritti. E questo giustifica la presa e la pressione e la prevalenza sempre maggiore del potere economico sulla idea di democraticità di una società. Dobbiamo riprendere consapevolezza di averli certi diritti e quindi sulla base delle priorità che noi diamo immaginare qualche cosa che deve essere possibile. Io penso che non si possa mettere in contrapposizione ad esempio il diritto al lavoro e il diritto alla salute.
Per cui tutte le volte che avviene, come per esempio nelle grandi navi, come avviene all'Ilva, è come se noi avessimo dimenticato che il diritto fondamentale è il diritto ad esistere, prima ancora del diritto al lavoro. E non ha nessun senso che mi si offra un lavoro se questo lavoro comporta la mia malattia e la mia morte, no? Allora, per poter avviare un'attività economicamente equa e utile per tutta la comunità, bisogna che noi recuperiamo il senso del diritto ad intervenire nelle decisioni e nelle programmazioni. Allora, il movimento cerca di accogliere e di sollecitare la partecipazione di soggetti che hanno questa visione disinteressata della politica e nello stesso tempo rispettosa delle uguaglianze e delle uguaglianze tra le varie categorie. Quindi è aperta al contributo di tutte le la cittadinanza più consapevole. Se questo poi si deve tradurre, è evidente che a distanza di un anno o poco più, questo è un tema pressante, quello di immaginare o di produrre. Noi cominciamo adesso a elaborare delle linee programmatiche che in qualche modo devono essere differenti e devono differenziare la nostra posizione rispetto all'esperienza che abbiamo, anche attuale, rispetto al programma elettorale del sindaco Assoni. E al centro bisogna mettere il territorio, la vivibilità e le opportunità date dalle specificità del nostro territorio, le attività, l'artigianato di qualità che c'è a Venezia, ad esempio. E quindi ogni opportunità.